Il Presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni di Mario Draghi e ha invitato il Premier a presentarsi al Parlamento probabilmente mercoledì. Le votazioni al Senato sul DL aiuti non votate dai 5 Stelle per il Premier sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. Per il capo del governo è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo ed oggi non ci sono le condizioni per andare avanti. Conte, dal canto suo, era stato chiaro: senza risposte strutturali nessuno può avere i nostri voti. Se poi si crea una forzatura e un ricatto per cui si mettono norme che sono contro la transizione ecologica in un decreto che non c'entra nulla, in un decreto aiuti, sostegno a famiglie e imprese, voi capite che noi per nessuna ragione al mondo daremo voti per nuove trivellazioni, per costruire nuove centrali a carbone. Ora la palla passa in mano ai partiti. Il PD e Insieme per il Futuro auspicano un Draghi bis. Salvini vede le urne subito insieme a Giorgia Meloni. Per Renzi ci sono i numeri per andare avanti senza movimento. Quel che è certo è che per tutti, quello dei 5 Stelle, resta un atto irresponsabile. Certamente non ci si può permettere di non servire al Paese in questo momento di difficoltà, ne hanno bisogno le famiglie e le imprese, cioè questo provvedimento sono 20 miliardi di euro. Abbiamo cercato sempre di essere seri, credibili, affidabili, responsabili. In questo momento gli italiani vogliono persone responsabili. La demagogia, il populismo, gli strilli, le minacce, i ricatti non servono. Gli italiani vogliono persone serie che governino un paese. Beh, mandarlo a casa ora, con i soldi che l'Europa ci ha consegnato, ma dandoci l'impegno di fare le riforme con provvedimenti del PNRR che devono essere portati avanti, mi sembra oggettivamente irresponsabile.